Anno nuovo, piatto nuovo. Questa è arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Pensavate mi fossi dimenticata del piatto inaugurale dell'anno, il piatto del 2017? Non sia mai! Ogni anno Arte per Te propone un nuovo piatto e allora quest'anno sarà l'anno dell'argento. Ho pensato ad un piatto semplicissimo, un mi è venuto in Ikea con Hultet, che non è lei, ma è lui, Bouclé seduta. Allora, un mi è venuto in Ikea con Hultet che trasformeremo in un bellissimo piatto. Io poi non mi fermerò a fare il piatto, ma lo trasformerò in un'alzatina. Questo è un video molto particolare e molto composito, perché vi farò vedere come recupererò un piedistallo d'argento che faceva parte una volta di un candeliere che è andato spezzato, che farò diventare un'alzatina con Hultet, e questa alzatina avrà come protagonista proprio il piatto dell'alzata, che sarà appunto il piatto 2017. Quindi un super piatto per il 2017, nato da un'idea semplice dell'IKEA e trasformato in un'idea veramente di lusso. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come realizzarlo. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra alzatina. Come protagonista, come vi ho detto nell'intro, il piatto in legno dell'IKEA, questo in bambù, e che dovrò assemblare a questa base in argento che, come vedete, è completamente rotta. Per abbellire useremo la tecnica dell'argentatura, quindi avremo un bel libretto di argento. Per questo lavoro non è indicato l'argento vero, perché è molto sottile. Un legno così grezzo, che non andrò a preparare perché non mi serve preparato, non va bene. Preferisco usare questo. Guardate, sono 100 fogli di argento di una lega argentata. Ecco qua. Come al solito sono leggerissimi, esattamente come l'oro, ma vedremo un'altra applicazione anche più moderna. Lo trovate in tutti i negozi di belle arti e costa attorno ai 7 euro 100 fogli. 100 fogli vi dureranno una vita. Tutti i prodotti che userò sono tutti prodotti di alta qualità. Cominciamo dall'acrilico. Ho scelto l'acrilico nero Master Ferrario perché il mio piatto sarà con il nero, sarà dipinto con il nero. A dipingere con l'acrilico ci sarà il pennello numero 10 della Tintoretto in Martora Kolinsky. È quasi un peccato utilizzarlo con un acrilico, ma mi serve un bel pennello flessibile con una bella punta che non mi tradisca durante il passaggio del colore. Quindi dopodiché lo laverò bene e non succederà nulla, non si rovinerà. Mi raccomando, quando lo andrete a pulire, se usate un pennello di pregio, pulite molto bene questa parte qua, la parte in cui la setola incontra la ghiera metallica. Poi un pennello invece di nessuna marca, un pennello così da sacrificio, perché ci servirà per stendere appunto la missione. Io uso la missione all'alcol della Ferrario, è ottima, è una missione, l'unica missione istantanea che è affidabile come una missione a tempo, quindi come una missione che ha un tempo di posa più lungo, l'unica che abbia mai provato in tutta la mia carriera così affidabile come istantanea. Ci occorrerà della gomma lacca decerata e o, nel senso che per vari passaggi potremo usare l'una o l'altra, uno smalto a base d'acqua acrilica, quindi trasparente. Possiamo usare o la gomma lacca o lo smalto acrilico trasparente. Taglia balza. Mi servirà una punta, ma potreste usare anche un trapano molto sottile, qualcosa per praticare un buco sul legno, quindi io qui ho i miei bisturi, ma qualunque cosa, anche le punte delle forbicine per intenderci, un pennello per spolverare l'argento, pistola a caldo e cartucce stecche per la pistola a caldo, e poi materiali per la doratura: cuscinetto, coltello da doratore, io uso il coltello della Tintoretto. Tutti i prodotti Tintoretto che vedete in questo video, così anche i colori così come i materiali Ferrario, mi sono stati inviati dall'azienda. Capiamoci, se ve li consiglio, essendo tutti materiali che hanno comunque un costo e non sono a bassissimissimo costo, cioè non è roba da un euro,
Ve li consiglio solo perché sono strepitosi. Il coltello, per esempio, per doratura a Tintoretto. Se dovete acquistare un coltello da doratura, potete affidarvi alla Tintoretto, perché ha un coltello a doppio taglio spettacolare. Taglia, io l'ho usato un bel po' con voi, l'avete visto in azione, lo vedrete anche oggi, taglia perfettamente, in maniera netta e nitida, l'argento, la foglia metallica. È un ottimo utensile, così come ottime sono anche le spatoline Tintoretto, quelle che servono per prelevare la foglia metallica, e il cuscinetto da doratura. In più ci servirà qualcosa che serva da raccordo tra il piatto di legno e la base. Io sto usando questo perno a vite che abbia una capocchia liscia di un colore molto similare all'argento invecchiato. Guardate, li metto vicino, non stonano molto. Lui andrà messo qua e fisserà al centro il piatto. Questo come si avvita? Si mette un qualcosa che lo tenga fermo, io userò la colla a caldo, quindi metterò il suo bel dischettino e lo chiuderò sotto con un dado. Ci servirà anche dello stucco acrilico e una spatolina. Io sto usando questo della My Mary, con cui mi trovo abbastanza bene. Cominciamo subito. Come prima cosa apportiamo gli aggiustamenti strutturali al nostro piatto, che è perfetto così ma ha bisogno di qualche sistemazione. Puntiamo al centro, il centro è facilmente individuabile, e foriamolo. Ho scelto questo piatto perché è molto duttile questo legno, quindi molto semplice da lavorare, e di conseguenza non dovrò stare con trapani e elementi troppo invasivi, me la potrò sbrigare anche da sola senza disturbare mio marito, e soprattutto in maniera più veloce possibile. Mi fermerò nel momento in cui riuscirà a penetrare la mia vite, quindi vado avanti per un po' finché non arrivo alla circonferenza voluta. Ok, direi proprio che ci siamo. Altro cambiamento strutturale del piatto sarà rimuovere la base. Lo voglio concavo. Se voi dovete fare il solo il piatto, questa parte non fatela, non rimuovete né il giro base del piatto, né ovviamente forate il piatto, perché se dovete lasciarlo così basico, questo non sarà necessario. Anche qui, piano piano, essendo il legno molto morbido, con l'aiuto del tagliabalze o di un piccolo seghetto, insomma io lo faccio col tagliabalze perché faccio la cosa che abbiamo tutti a casa, proprio mi comporto come uno di voi. Comincio dalla parte interna a praticare il taglio, cercando di staccare tutto il bordo. Con un po' di pazienza ci riuscirete facilmente. Dopo non troppo lavoro dovreste riuscire a fare questa cosa, quindi sollevare la parte della base. E voilà, tolta! Sempre col tagliabalza, adesso lisciate un po' tutta la situazione. E voilà! Tutto quello che dovevamo fare è bello e fatto. Con lo stucco colmo la lacuna che ho formato eliminando il gesso. E lascio asciugare. Mentre nella parte inferiore sta asciugandosi lo stucco, nella parte superiore coloro col nero. Quindi pennello di cui non ci interessa moltissimo, facciamo una bella mano di colore che servirà da base per il nostro argento. Andate a verso, ma anche no, nel senso che il colore andrà a colmare anche un po', minimamente ovviamente, i dislivelli del legno. Quindi se andate a verso sicuramente seguirete l'andazzo del legno, la venatura, anzi l'arrotolamento del truciolato, diciamo così, mentre se invece vi discostate potrete riempire maggiormente le lacune, le,
le zigrinature, questo va molto a gusto. Io per esempio ho intenzione di lasciarle. Colorate bene anche i bordi, in un secondo momento coloreremo bene anche la parte inferiore non appena il gesso sarà del tutto asciutto. E una volta asciugatasi la stuccatura anche nella parte posteriore potremo procedere alla coloritura anche del retro. Una volta che il piatto sarà tutto asciutto, lavatevi le mani e saremo pronti per l'argentatura. Prendiamo un altro bicchiere e versiamo all'interno una quantità abbastanza ridotta di missione all'alcol. Non ne serve tanta. Facciamo prima la parte retrostante e poi la parte frontale. E passiamo la missione su tutto il piatto in maniera presente ma non grondante, quindi quando io mi accorgo che ci sono troppi residui bianchi stiro bene il prodotto. È arrivato il momento di applicare la nostra foglia d'argento. Guardate, vi faccio vedere il taglio di questo coltello. Giusto per farvi capire che non dico bugie, no? È un taglio perfetto. Voilà. E piano piano vado a rivestire tutta la superficie del piatto, facendo accavallare sempre un po' i pezzi tra di loro. Con un pennello morbido facciamo in modo che la foglia aderisca perfettamente. Potete farlo anche con un batuffolo di cotone idrofilo. Ok, continuiamo così per tutta la superficie del piatto. Fate aderire ben bene l'argento su tutta la superficie. Con movimenti rotatori cominciate a spolverare l'eccesso. Ok, fatto questo, rigiriamo il piatto e ovviamente senza grandi problemi ripuliamo anche la bordura esterna, il margine. Senza grandi problemi perché tutte queste macchiette, queste irregolarità verranno poi coperte dall'argentatura che faremo nella parte superiore. Intanto liberiamoci di tutto l'argento che non è rimasto attaccato, diciamo così. Quindi ripassiamo la missione anche da questo lato e ricopriamo anche qui con foglietta d'argento. Bene, adesso lascio in posa, quindi dopo spolveriamo tutto benissimo e procediamo. Benissimo, arrivati a questo punto è il momento di usare della gomma lacca decerata. Tutti i particolari su come prepararla, dove comprarla, li trovate qui dove c'è la i col pallino, dove vi ho fatto il video in cui vi facevo vedere la preparazione e gli utilizzi. Questa servirà per impermeabilizzare, diciamo così, l'argento, per sigillarlo all'interno senza colorirlo troppo, perché la decerata apporta un leggerissimo colore ambrato che non farà virare all'oro l'argento e quindi lo isolerà poi dall'umido e ne stabilizzerà l'ossidazione, che avverrà così molto molto più lentamente. Vedete? Neanche si vede, eppure già la sto passando. Andiamo prima sulla parte concava, facciamo asciugare, quindi ci spostiamo sulla parte convessa dopo che questa è del tutto asciutta. Bene, asciugato il fronte,
giriamo il nostro piatto e sigilliamo anche la parte retrostante, facendo attenzione a questo passaggio, in questo passaggio, di sigillare anche il bordo laterale. A questo punto siamo pronti per procedere alla fase pittorica. Io non ho preparato nessuno schizzo, voglio andare a mano libera assolutamente perché voglio divertirmi. Ho messo su un piattino di carta dell'acrilico nero non diluito. Vi ricordo che l'acrilico è a base d'acqua, motivo per cui noi abbiamo utilizzato la gomma lacca per proteggere la foglietta d'argento. Stavo sbagliando, ho dimenticato una cosa, la patinatura. Adesso prendiamo del colore acrilico nero e senza paura di rovinare il tutto, tranquilli, senza paura, non state facendo un danno, spargete del colore nero acrilico su tutto il piatto. Io prendo il mio tovagliolino, lo umidifico. Io già stavo cominciando a fare il ghirigoro dimenticando totalmente che volevo patinare il fondo. Per patinare non occorrono grandi cose, occorre semplicemente sporcare ulteriormente l'argentatura e io voglio farlo appunto con l'acrilico stesso. Tovagliolino di carta, puccio su tutto e passo molto velocemente. È a base d'acqua, quindi tutto può essere rimosso finché è fresco. Fatta questa sorta di patinatura molto semplice, quindi semplicemente sporcando il fondo, piano piano andiamo a ripulire le parti che ci sembrano troppo scure. Se vogliamo facciamola anche sul retro, io la faccio subito con voi anche sul retro. Ok, finisco qua e giro. Perfetto, adesso possiamo cominciare a decorare. Come vi ho detto per il corso di calligrafia, sottili a salire e spessi a scendere. Non abbiate paura, ogni errore può essere corretto. Volta abbozzato tutto il disegno, andiamolo a definire puntualmente, piano piano. Ok, una volta soddisfatti del vostro lavoro, se reputate che siete arrivati al punto in cui volevate arrivare, fermatevi, lasciate asciugare, quindi passiamo alla verniciatura. Bomboletta, incliniamo e piano piano passiamo su tutto. L'acrilico poggiando sull'argento creerà un craquelé, quindi si spaccherà, guardate, creando un effetto ancora più anticato e ancora più bello. Ok, fate asciugare perfettamente, quindi fate la stessa cosa anche sul retro. Adesso inizio la parte più complessa di tutto il lavoro, quella meno creativa e quella più strutturale, quindi dobbiamo stare molto attenti. Innanzitutto dobbiamo inserire il perno centrale all'interno del piatto e cercare di farlo stare in loco con un puntino di colla a caldo, così, ben dritto e fermo. Capovolgiamo e inseriamo il nostro piedistallo.
che è forato al centro. Adesso dovremo semplicemente riempire tutto il buco con la colla a caldo in modo da fornire un corpo al centrale del portacandele e anche una stabilità al perno. Una volta colmato tutto il vuoto che c'è all'interno del gambo, quindi questo lo sentite perché al tatto sarà caldo, aspettate e fate raffreddare la colla. Deve diventare proprio dura e a temperatura ambiente, quindi avviteremo il nostro dadino. Fatta asciugare la colla a caldo, avvitiamo il dadino all'interno. Io ora con voi lo faccio sommariamente, poi dopo devo dare una bella stretta fortissima, quindi avvitiamo ben bene il dadino all'interno. Quando sarà avvitato ben bene, il piatto rimarrà stabile sulla sua alzatina. Quindi vi faccio le foto, ma prima vi dico che questa ovviamente non può essere lavata con detersivo come qualunque oggetto di argenteria. Tutt'al più può essere passata sopra una pezzetta umida e subito dopo asciugato. Quindi l'enorme primaria della spolveratura, niente detersivi, è legno, è come fosse un mobile molto delicato. La parte inferiore invece potrà continuare ad essere detersa e pulita con i normali detergenti per l'argento. Bene, detto ciò, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Cosa vi ho combinato per questo 2017, ma non è bellissimo? Vedete come con poco certe volte si possono recuperare dei pezzi della nonna, della zia, vecchissimi, che stavano per essere buttati, o dei pezzi che potremmo dare al robivecchi, che potremmo dare così via senza ricevere quasi nulla in cambio, perché se date un pezzo di argenteria distrutto come quello in cambio non avrete pressoché nulla, e restituire loro valore, vigore e forma bella, una forma estetica tanto bella da poter essere di nuovo sfoggiato in qualunque salotto. Questo non è un principio anomalo, sapete, il restauro è cominciato proprio così. Le prime forme di restauro vedevano proprio questa tecnica: assemblare pezzi di provenienze differenti per creare un oggetto terzo che fosse diverso dal primo e dal secondo, ma che comunque facesse continuare a vivere quei pezzi nella storia dei tempi, no? Nel suo percorso temporale. È un po' quello che molto piccolo abbiamo fatto anche noi. Poi naturalmente sappiamo che restauro ha preso connotazioni molto più certe e molto più giuste, ma tutto partì da questo assemblare pezzi diversi per creare altre cose. Oggi come oggi non si fa più per le cose di pregio, ma per cosette così che altrimenti andrebbero buttate, come era appunto quel piedistallo, l'idea può essere riciclata e ripresa sino ai giorni nostri. E naturalmente per farlo non dobbiamo spendere tanto, perché sennò si perde proprio il senso del riciclo, il senso del ripristino di un oggetto che altrimenti sarebbe andato perduto. Bene, se questo genere di video così composito ti è pur semplice nella sua struttura, vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su. Mi raccomando, aiutate Arte per Te a crescere, non molliamo ragazzi. Quindi se pensate che Arte per Te proponga dei contenuti, cliccate quel pollice in su. Sarà un avvalorare il nostro essere qua, sarà un avvalorare i miei contenuti, sarà un avvalorare il nostro mondo e sarà un avvalorare la richiesta di contenuti culturali o quantomeno contenuti che abbiano un po' di sostanza al loro interno. Naturalmente condividete anche questo video sulle vostre pagine Facebook e ricordatevi che innanzitutto YouTube siete voi, YouTube si nutre di quello che voi scegliete. Io vi aspetto sempre qui per il prossimo video e vi saluto non prima di ricordarvi che vi voglio un gran bene. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao e buon 2017, un po' in ritardo ma ci sta sempre, ciao!